Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi Stampa e Vangelo. C'è anche Silvia, special guest. Siamo arrivati tardi. Abbiamo fatto tardi, ho fatto tardi, ho dormito bellamente, tranquillamente, guarda, bella come il sole. Io. È dalle 6 che sono sveglio. Sì, dalle 6. Io invece ho fatto tardi ieri per via del corso di formazione del Popolo della Famiglia, che è partito ieri sera con grande successo, e dopo abbiamo chiuso la croce e quindi abbiamo fatto un po' tardi e oggi arriviamo con un po' di ritardo alla diretta. E dunque mi scuserete, ma ci sono comunque. Saluto Marcello Baldini, Massimiliano Esposito, Alessandro Cocco, Danilo Leonardi, Mary Rossi, Maria Marroso, che saluta anche Silvia. Silvia, vai a fare l'ultimo saluto ai nostri amici. Eccolo qua, guarda il video, guarda che bello, guarda il video, ma è anche nel video. Ciao, guardate, sì. Che bellissima sorpresa, insomma. Jacopo Pioli dice che bella visione, ed è per mia capigliatura, dice che bella capigliatura, vuole dire, insomma. Va bene, buongiorno. Diciamo, fammi ti fare saluto a tutti, ciao, un saluto. Saluto a Mirko De Carli, un saluto anche a Albino Marino, Emanuele Giachetta, Alessandra Mondelli. E allora, scusandomi di nuovo per il ritardo, saluto Barbara Putignani, e ripeto, ieri abbiamo fatto fino a tardi il corso di formazione del Popolo della Famiglia, più tardi abbiamo chiuso il quotidiano La Croce, e dunque oggi mi tocca arrivare in ritardo prendendomi gli strali della Pongiluppi e di Francesca Centofanti, che è arrivata. Saluto Davide Vairani, Ninnarello, Silvia Lodà, Anna Esaurita Eccelli, Gerardo Astore, Marcello Baldini. Oggi parleremo di una notizia molto precisa, come al solito trovate in prima pagina solo sul quotidiano La Croce, e di cui sarà bene che proprio la famiglia faccia tesoro. Saluto Elena Bentini, Dudu Di Leo, ecco Mirko De Carli che stasera sarà a Comacchio e Codigoro. Saluto Susan Demez, saluto Marcello Baldini, Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale, che sta coordinando tutto il lavoro per Padova. Domani saremo a Padova, mentre oggi alle 17 sarò alla Dispoli. Ieri sera il generale Amato è stato a Genova, mentre Di Carli era a Salò. Stiamo facendo davvero il massimo dello sforzo. Immaginabile, perché tra 5 giorni si presentano le liste alle amministrative. Ecco Dudu Di Leo del Popolo della Famiglia di Conegliano, anche a Conegliano presentiamo le amministrative. Ecco Raffaele Adinolfi che sta lavorando sul territorio campano. Davide Vareani ci segnala i semafori gay friendly a Torino, proprio di Torino oggi parliamo. Saluto Stefano Sigali, saluto Filippo Fiani, Simonetta D'Ambra, Milena Brindisi Trabona, anche ieri presente e tra i protagonisti dell'organizzazione della corso di formazione del Popolo della Famiglia. Alessandro Cocco dice dagli uno schiaffone. C'è anche Silvia Lucchetti, c'è Felice Liccardi, Costantino Montebove. Vi chiedo un mi piace, un condividi alla diretta di oggi. Siamo già in tripla cifra, possiamo andare a leggere il Vangelo del giorno. È arrivato anche Giuseppe Brienza, che ringraziamo per la bellissima prima giornata del corso di formazione ieri sera a Via dei Genieri. Davvero una grande partecipazione, un grande successo, e vedo che anche molti dei partecipanti oggi sono qui in diretta. Vedo Paola Procaccini, appunto Silvia Lodà, e davvero grazie. C'è Emanuela Carratelli, c'è Francesca Marzoli, c'è Andrea Cavenaghi. Andiamo a leggere, siamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti sono dal 52 al 59, mentre saluto anche Sabini del gruppo preghiera Popolo della Famiglia, Catiuscia, Casini, Daniele Camillo, Eugenia, Anna Ciappa e tutti gli amici, Fabio Cesari del PDF nel Mugello, Anna Russo. Allora, il Vangelo. In quel tempo i giudei si misero a discutere.
darci. Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. È parola del Signore, è una straordinaria forza. Pensate come viene spaccata anche la dimensione, diciamo, dell'immaginario delle persone che ascoltano queste parole. La carne e il sangue. Come pane di vita eterna, davvero. Quando io dico il Vangelo è qualcosa di bellissimo, ma quale trono di spade, eccolo qui, diciamo così, la dimensione fortissima anche per toccare l'immaginario. Stiamo parlando, ricordo, dell'incontro che cambia la vita delle persone e del libro, di un libro scritto 2000 anni fa. Davvero fortissimo anche per toccare il nostro immaginario. Il pane, la manna che cade dal cielo come pane che però non ti dà la vita eterna, la carne, il sangue dell'incontro che fai con Cristo come fattore per essere davvero dentro il progetto di Dio nell'eternità. Qualcosa di... Mamma mia, fa respirare infinito una frase del genere, no? Una pagina del genere del Vangelo. Allora fatemi salutare Prisca Vegni, fatemi salutare Alex Zino Finori, fatemi salutare Maria Beatrice Ungaro, Massimo Pistoia, il suo compleanno, e allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, oh Massimo, tanti auguri a te. Mi dispiace che Silvia Lodar dica che c'è la voce a tratti, perché spero che abbiate sentito invece il baritonale tanti auguri che ho dedicato a Massimo Pistoia. Un abbraccio forte per uno dei nostri amici, davvero ci sostiene anche concretamente, e dunque un abbraccio davvero. Saluto a Margherita De Meo, a Loreto Accurso, ad Adriana Di Donato, Simona Bartoli. Allora, oggi parliamo di questo fatto. Il fatto alla fine piccolo riguarda una città sola, che è Torino, ma è una città dove si verifica una dinamica tipica, classica, di quello che accadrà veramente da qui a poco su tutto il territorio nazionale. Allora, voi già sapete che c'è stata una proposta di taglio dei finanziamenti, un taglio importante dei finanziamenti alle scuole materne cattoliche di Torino, quindi una proposta della giunta guidata da Chiara Appendino, questa sindaca, come bisogna dire adesso, ho letto addirittura su Avvenire, cioè la sindaca e l'assessora di Torino. Per me rimane il sindaco e l'assessore. L'assessore si chiama Patti, attenzione, e sull'editorialino che trovate oggi sulla Croce abbiamo detto e scritto: mai fare patti con i patti, perché attenzione, scendere a patti con l'assessore Patti può essere molto pericoloso. E allora vi spiego rapidamente cosa è accaduto. Gira voce a Torino che c'è questo elemento di tagli possibile alle scuole materne cattoliche. Noi come Popolo della Famiglia di Torino proponiamo immediatamente una manifestazione di protesta. La proponiamo alla fine di marzo per farla l'8 aprile, vi ricordate, ne abbiamo parlato anche qui a Stampa e Vangelo. Le rappresentanze, arriva addirittura l'arcivescovo Nosiglia che dopo la nostra presa di posizione si sveglia e fa fare una letterina ai rappresentanti delle scuole cattoliche. Benissimo. Allora cosa facciamo? Noi del Popolo della Famiglia incontriamo i rappresentanti e i vertici
delle scuole cattoliche, dei genitori delle scuole cattoliche, del FISM, dell'AGESC, e diciamo bisogna andare subito a fare una mobilitazione popolare, altrimenti questi ci ammazzeranno. La FISM, l'AGESC, anche le volontà da parte della diocesi ci dicono: no, bisogna pazientare, non facciamo iniziative troppo clamorose, stiamo trattando, cerchiamo di ridurre il danno. Anche contro la mia volontà, perché avevo detto facciamo comunque la manifestazione, andiamo comunque ad alzo zero, perché tanto questi non ci regaleranno nulla se non su un piano di rapporti di forza. Il popolo, la famiglia dice: vabbè, non rompiamo i rapporti. I nostri amici torinesi dicono: non rompiamo i rapporti con FISM, con AGESC, facciamo quello che dicono loro. Va bene, facciamo quello che dicono loro. La manifestazione viene spostata dall'8 di aprile al 20 di aprile. Vi ricordate, ne abbiamo anche parlato qualche volta qui in diretta Stampa e Vangelo. Anche il 20 di aprile la FISM fa saltare la manifestazione, perché dicono: no, bisogna fare la trattativa sotterranea. Bene, risultato della trattativa sotterranea: che il taglio doveva essere di 500 milioni. Ieri sera in giunta a Torino l'hanno aggravato a 750 milioni di tagli. Ci avevano promesso di ridurre la quantità di taglio alle scuole materne cattoliche, in realtà l'hanno aumentata. La giunta ha fatto finta, ci ha presentato la giunta Appendino un emendamento per ridurre il taglio, e poi se l'è fatto bocciare dalla sua stessa maggioranza. Cioè la giunta grillina ha presentato l'emendamento per il taglio dei tagli, diciamo così, la maggioranza grillina ha bocciato l'emendamento proposto dalla giunta, e così il taglio, invece di essere di 500 milioni, è di 750 milioni, su un totale del 30%, insomma, abbiamo perso il 30% su questo. È purtroppo un meccanismo tradizionale, cioè ormai le associazioni cattoliche ritengono che trattando con il potere si ottenga qualcosa. Il potere capisce solamente i rapporti di forza. Ieri finalmente hanno fatto poche decine di persone, senza coinvolgere il popolo e la famiglia, perché noi siamo cattivi, la manifestazione ieri, poche ore prima di essere fregati dal Consiglio Comunale. Erano poche decine in piazza, una manifestazione che è stata addirittura attaccata dall'assessore Patti, il quale ha detto: ah, non si fanno le manifestazioni che poi diventano un ricatto, proprio li ha proprio cazziati. Quindi hanno fatto una manifestazioncina con 25 persone, non hanno portato a casa nulla, il sindaco li ha fregati, anzi ha aumentato il numero dei tagli, e l'assessore ha pure cazziato sulla legittimità dell'amministrazione. Ragazzi, non avete capito? Con questi qui non si tratta, non si può trattare. Allora, mettersi a trattare con la politica è un disastro, l'avete capito? Dice bene Danilo Leonardi, è uno schema fuori dal tempo, questi capiscono solo i rapporti di forza. Noi in pieno luglio, come popolo della famiglia, facemmo una manifestazione durissima con tantissime persone in piazza, e ci ascoltarono, ci ascoltò la città. Avremmo dovuto unire le forze e moltiplicare l'effetto con la presenza in piazza secca e nettissima. Come ci avvertiva Davide Vairani prima, questa è ormai diventata la città dove pure le luci ai semafori le fanno gay friendly. Perché? Perché dietro il sindaco Appendino c'è il suo capo della segreteria, che è un prete spretato omosessuale, che ha la linea di massacrare la famiglia. Infatti hanno fatto non solo l'assessorato alla famiglia, l'hanno chiamato l'assessorato alle famiglie, ma in più hanno segnato l'assessorato alle famiglie a chi? Al presidente dell'Arcigay. Di che stiamo parlando? Volete andare a trattare con quelli così?
trattare con quelli così è impossibile, o si fanno i risultati, o si ottiene il consenso, o si mobilita la gente, ma sul serio, e allora si va in battaglia e si vince, oppure fanno come vanno, vi prendono per il culo, d'accordo? Vi prendono per il culo, è questa la verità. E stiamo parlando della questione che più sta a cuore ad alcuni del mondo ecclesiale, cioè i soldi, la roba, d'accordo? Non si può fare, è finita quella stagione. E come dice bene Paolo Buonaiuto, prima o poi capiterà pure con l'otto per mille, questo atteggiamento attendista provocherà lo stesso danno, ma in maniera brutale, anche sulle cose che pensano di salvaguardare con l'atteggiamento attendista. Alessandro Cocco dice bene, basta petizioni e piazze, bisogna entrare nei palazzi, altrimenti si soccombe. Questa è la linea del popolo e della famiglia, questa è la ragione per cui siamo in moltissimi a impegnarci per le amministrative anche in Piemonte, in molti comuni piemontesi, da Alessandria a Grugliasco, a Savignano, a Borgomanero, siamo lì a presentarci alle amministrative a chiedere consensi. Fate girare questa diretta, amici miei, perché la linea del popolo e della famiglia, il metodo, ieri abbiamo parlato durante il corso di formazione del PDF di Roma di metodo, il metodo del popolo e della famiglia è l'unico metodo possibile per affrontare l'assalto che stiamo subendo. Cristian Corrias dice, era da tanto che non dicevi parolacce. Emanuela Pongiluppi Leuteri dice, hai detto cuculo. Vabbè, mi è scappato, però è oggettivamente, la dico più pulita, farsi prendere in giro ed essere così fessi da pensare che un atteggiamento attendista possa portare a un atteggiamento benevolo da parte di persone che hanno fatto l'assessorato alle famiglie e messo in mano all'arcigay e che fanno persino i semafori gay friendly, vuol dire non aver proprio capito di cosa si sta parlando. Alessandra Mondello ci informa che il numero di firme è stato raggiunto a Borgomanero, ricordo abbiamo la scadenza all'11 di maggio per la presentazione, io andrò domani a Padova alle 18 a sostenere la posizione dei amici padovani e in tutta Italia faremo lo sforzo finale per la presentazione delle liste. Susi Estimi legittima dice ci voleva proprio la parola culo, ci sta, è quello che stanno facendo, è esattamente quello che stanno facendo. A Conegliano Alex Zino Finori ci dice stiamo battendo sul territorio per fare massima informazione sulla nostra piattaforma. A Sara Pugliatti, cioè a volte dire le cose papale è l'unico modo per farsi capire bene, ecco oggi ci teniamo a fare questo, esattamente, farmi capire bene, perché la questione è esattamente, diciamo, è di un solo un comune, Torino, però è esattamente il problema sul piano nazionale, noi tendiamo a fidarci della politica, tendiamo ad affidarci ai politici dei partiti tradizionali o anche dei nuovi partiti come i grillini, ma state sicuri che l'esito è quello lì. Lo abbiamo capito col Family Day, lo abbiamo capito col fatto che abbiamo riempito il Circo Massimo e 20 giorni dopo gli stessi politici che erano lì al Circo Massimo hanno votato la fiducia al Fane e compagnia, vi ricordate, alla legge Cirinnà, e noi dopo questa esperienza penso dobbiamo avere chiaro il meccanismo. O si costruisce un rapporto forte basato su una presenza istituzionale derivante dal consenso nelle istituzioni e che è capace dunque di contrattare le varie posizioni, e questo è il popolo della famiglia, o se no si va a fare i soldatini nel campo altrui senza contare nulla e rischiando addirittura di essere appunto maltrattati oltre il dovuto, visto che i tagli dell'Appennino non sono stati tagliati, ma sono stati aggravati con un danno ulteriore alle scuole materne cattoliche e ovviamente alle famiglie, che sono, diciamo, il core della nostra attività. Andiamo dunque in campagna elettorale dall'11 maggio, quando avremo presentato tutte le liste, per votare Popolo della Famiglia, per votare i candidati sindaco, per andare a fare quello che occorre fare per far aumentare decisamente i consensi al PDF.
per non fare il solito lievito irrancidito che viene citato da Silvia Lodà. Non serve a niente ormai, si può fare solo questa strada, si può percorrere solo questa strada. E, ci sono altre storie che di cui vorrei parlarvi oggi. Ci sono dei dati che arrivano sull'AIDS, dati sull'AIDS in crescita, con Milano capitale d'Italia dell'AIDS per via dei rapporti non protetti in quei circoli che abbiamo denunciato qualche ormai da più di un anno, da quando siamo nati, quelli che chiamiamo colonie del male. Apro e chiudo la parentesi con Gianmaria Puricelli: il PDF non ha il codice 2 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi perché occorre avere un eletto a livello regionale o nazionale per avere il 2 per 1000. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno giusto per avere il 2 per 1000. Fate un mi piace e un condividi a questa diretta, salutate il povero Nicola Serrelli che sta cercando di farsi notare. E non ha niente da fare una giornata così bella se non passare la mattinata su Stampa e Vangelo, vuol dire che evidentemente in qualche modo è attratto da noi e ha una vita abbastanza triste. Gli vogliamo bene e la sua tristezza alla fine ci intenerisce. Saluto Alberto Agus, ieri protagonista di una grande serata a Cagliari per il popolo e la famiglia in Sardegna. Ricordo ieri, solo ieri, c'era il corso di formazione del PDF a Roma, affollatissimo. Alberto Agus con la sua grandissima serata a Cagliari. C'era Gianfranco Amato, segretario nazionale del popolo e la famiglia a Genova. C'era Mirko De Carli che teneva l'iniziativa a Salò. Oggi io sarò alla Dispoli, domani sarò a Padova. Il popolo e la famiglia su tutto il territorio nazionale è, diciamo così, al massimo della sua espressione organizzativa, con una marea di iniziative al giorno. E siamo, credo, la realtà associativa più vivace in termini proprio di iniziative territoriali che si possa trovare, credo, in tutto l'ambito ecclesiastico, proprio, se vogliamo dire, no? Visto che insomma il resto sembra essere piuttosto silente. Emanuele Giachetta ci informa: i grillini sono sempre stati contrari alla religione cattolica, trattare con loro è molto pericoloso. Jacopo Pioli: una domanda, ma quando ti presentano in TV come direttore della Croce omettono appositamente che sei il presidente del PDF? Certo Jacopo, lo fanno apposta, ma come avrai notato in quella trasmissione, io ho ripetuto 4 volte popolo della famiglia, noi ci andiamo a prendere lo spazio anche quando non ce lo danno e lo portiamo al popolo della famiglia. La citazione riguarda la trasmissione, la prima serata che abbiamo fatto l'altro ieri con Maurizio Belpietro, ma lì comunque è rimasto chiarissimo che era il popolo della famiglia ad essere rappresentato, non solo da me, ricordo, ma anche Angelo De Santis, anche gli amici di miliziachisti che erano coinvolti in quella trasmissione, ognuno alla nostra insaputa peraltro, erano tutti provenienti dal popolo della famiglia. Questo cosa prova? Prova che se devi andare a cercare l'alternativa a chi propone le famiglie gender, ormai peschi solo nel recinto del popolo della famiglia. Sabato 6 maggio, Maria Di Nolfi a Padova, Gianfranco Amato a Milano, ci informa la Pongiluppi. Saluto Donatella Lotà, che conferma la grande serata a Cagliari. Maria Pia Di Girolamo dice: scrivono minchiate per farsi notare, che commenti cretini, ma stanno qua come le pecorelle smarrite. Hai ragione Maria Pia, esattamente così. Saluto Mary Rossi, a Padova difendiamo la famiglia, ricordo domani alle 18 per la presentazione della nostra lista. Silvia Lodà ha appena finito di guardare la trasmissione dell'altro ieri a Rete 4, ci sono bravissimi tutti, ricordo che c'era Angelo De Santis, protagonista, come famiglie numerose, c'erano i fratelli Lastei, insomma davvero una bella espressione corale del PDF in TV. È stata un'occasione, trovate sul mio profilo sia lo YouTube integrale di tutta la trasmissione che un taglio su 2 minutini che credo siano stati particolarmente significativi e che ho chiamato Inno alla Mamma, se, grazie alla collaborazione di Nicola Pasqualato. Saluto Alessandra Bertozzi che dice: solo il PDF difende la famiglia. Saluto Melania Simoni.
vi chiedo un mi piace e un condividi, perché le argomentazioni di oggi sono particolarmente importanti. Stavo citando Milano come capitale dell'AIDS per i rapporti sessuali non protetti tra omosessuali, una cosa pericolosissima, in particolare in quelle saune, in quei locali che denunciamo ormai da anni come colonie del male. Questa è una cosa che ci atterrisce. E poi vi segnalo anche uno psicoterapeuta che si chiama Giancarlo Ricci, che viene costretto in queste ore a dover rispondere all'ordine degli psicologi perché ha detto che i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà. Ebbene, questa semplice affermazione viene considerata dall'ordine degli psicologi contraria all'etica professionale, roba da pazzi, e siamo tutti stretti attorno a questo medico che difende la naturalità del rapporto tra un bambino, sua madre e suo padre. Che venga messo in discussione persino questo, e persino agli psicologi, è davvero qualcosa che ci deve non solo preoccupare, ma anche far molto arrabbiare. Allora, Manuela Miraglia ha visto la trasmissione televisiva, ha detto: sono sconvolta all'intervento di quel tizio che ha detto che la famiglia naturale non esiste. Ma ha capito cos'è? Lui da dove è nato? E pensa, cara Manuela, che proprio l'ordine degli psicologi adesso mette sotto processo uno psicologo perché dice che esiste la famiglia naturale. Pensate un po'. Saluto Julius, saluto Piera Giacometti, saluto Giuseppe Focone, Felice Riccardi, Mira D'Angelo. E allora vi saluto e vi ringrazio. Oggi, tra l'altro, alle 17, per chi volesse, c'è un'altra iniziativa del Popolo della Famiglia a Ladispoli, ore 17, a Ladispoli in diocesi, adesso non mi ricordo bene dov'è il luogo, ma insomma Ladispoli non è grande, chi volesse può contattare Catiuscia Longobardi e da lì ci vediamo alle 17 oggi a Ladispoli per fare la difesa dell'ovvio, che dice, come dice Silvia Lodà. Saluto Monica Consigliere, saluto Massimiliano Esposito, viene citato anche da Manuela Masci per via della pubblicità della Diesel, ha parlato di questa cosa Massimiliano Esposito, è finito subito su Gayburg, insultato e massacrato come al solito. Solidarietà, ma anche un sorriso, perché hanno scritto un articolo veramente delirante su Massimiliano Esposito. Un abbraccio a Milena Brindisi Trabona, Ninnarello. Mi raccomando, un mi piace, un condividi con la diretta di oggi, perché abbiamo detto, credo, dei concetti piuttosto rilevanti. Un saluto a Fiorella Salmi, Alessandro Cocco dice: ieri avevamo le iene a Trieste che davano preservativi davanti alla farmacia cattolica, figuriamoci. Un abbraccio a Federico Pieroni che parla della situazione degli psicologi. Un saluto a Gerardo Astore, Anna Ciappa, bravi tutti ieri sera al corso sulla dottrina sociale della Chiesa che abbiamo fatto a Roma, Mira D'Angelo, Angelo De Salvatore, Dudu Di Leo, con cui ci diamo appuntamento domani a Padova alle 18, saluto Graziano De Lellis. E allora un mi piace, un condividi a scusate, è saltato la diretta, vi saluto, un abbraccio da Maria Linolfi e noi ci ritroviamo nei prossimi giorni. Saluto anche a Cristina Zaccanti che sta facendo un enorme sforzo sul Piemonte, saluto Rosario e Stefania Leardi, un abbraccio a Vincenzo Sadi e a tutti gli amici del Popolo della Famiglia. Da Maria Linolfi, appuntamento a domani, ricordo la puntata del sabato come sempre si fa alle 9.55. Ricordiamoci, sabato 9.55, leggete il quotidiano La Croce, oggi prima pagina la vicenda di Chiara Appendino e del grande imbroglio ai danni delle scuole materne cattoliche e ovviamente ai danni delle famiglie. Ovviamente solo sulla Croce trovate le informazioni su questa notizia. Per quanto riguarda Ladispoli, oggi alle 17, grazie e buongiluppi, via Odescalchi 181, questo è il posto dove facciamo l'iniziativa stasera alle 17, sala parrocchiale di via Odescalchi 181 a Ladispoli. Grazie anche a Vittorio Calzolaio, un abbraccio, buona giornata a tutti da Maria Linolfi, appuntamento domani con Stampa e Vangelo alle ore 9.55.